vaccini sì, vaccini no. Buongiorno amici e amiche, noi come rete diciamo sempre vaccini sì, ma vaccini sicuri, ma vogliamo sentire le risposte dalla voce dell'esperto. Sentiremo oggi il professore Ferdinando Frigeri. Vaccini sì, vaccini no, noi come rete, non essendo specialisti e non avendo le competenze, diciamo vaccini sì, perché vaccini sicuri si sta dicendo di tutto e di più. Il decreto Lorenzin svilisce un attimino quella che è la funzione del medico, perché il medico di famiglia, lei sa sicuramente meglio di me, conosce la famiglia, quindi conosce la paziente o i pazienti, per cui è in grado di stabilire se è il caso di vaccinare o meno. Qual è la sua posizione rispetto a questo? Sottolineando tre volte che è una posizione personale, chiaramente, assolutamente. Allora, i vaccini sono sicuramente per vaccini sì. Oggi noi abbiamo debellato alcune malattie che erano particolarmente importanti e impegnative, dalla poliomielite al vaiolo, che sono scomparse praticamente nel mondo e che purtroppo per certi versi stanno riemergendo proprio per una caduta di attenzione del programma vaccinale a livello internazionale. Esistono sicuramente dei soggetti, come esistevano anche nel passato quando la vaccinazione era obbligatoria, perché in Italia nel passato, quando io ero ragazzino, la vaccinazione era obbligatoria, quindi bisognava portare i certificati vaccinali a scuola per iscrivere il bambino, così come il decreto Lorenzin vuole riaffermare oggi. E possono esistere ovviamente delle deroghe a questo concetto, ma il giudizio deve essere non con una campagna mediatica o di informazione tra virgolette emozionale, ma deve essere fatta dai medici. Cioè, se il medico curante ha coscienza che il bambino ha particolari condizioni cliniche che controindicano una vaccinazione, allora si può prendere in considerazione eventualmente nel caso singolo di soprassedere. Dipende ovviamente pure dal tipo di vaccinazione, perché il problema di base che si dimentica in questa diatriba attuale è che il bambino non vaccinato che va in una comunità costituisce un pericolo per il resto dei bambini della comunità, e tendenzialmente potrebbero esserci dei bambini che sono, per altri motivi, hanno delle problematiche, che sono immunodepressi, sono esposti maggiormente ai rischi di un eventuale infezione contro cui potrebbe essere salvaguardato se tutti i componenti della comunità sono vaccinati, e in quel caso se nell'asilo, nella scuola, nella classe non, la maggior parte dei bambini non sono vaccinati contro determinati virus, è più facile che questo bambino se lo prenda. Ultima domanda, lei ha introdotto due elementi importantissimi. Uno, la logica del medico curante di stabilire a fronte di particolari patologie, è avvenuto, però il medico è stato radiato dall'albo. L'altra che aggiungo è la diatriba, la polemica anche mediatica, alla quale noi non stiamo partecipando, stiamo cercando di fare esclusivamente chiarezza, è semplicemente sull'esavalente, che su 6 paesi europei è stato addirittura ritirato perché altamente nocivo e pericoloso, riconosciuto anche dalla società del farmaco, la Glaxo, c'è un documento che gira, e anche negli Stati Uniti è stato ritirato, mentre in Italia c'è l'obbligatorietà. Entriamo in un campo in cui non sono, io non faccio il pediatra, quindi non ho una esperienza diretta. L'esavalente all'epoca, ahimè non sono più giovanissimo, per cui all'epoca non esisteva l'esavalente, quindi tendenzialmente è una domanda che va rivolta più ai colleghi pediatri sulla posizione di una cosa del genere. Comunque sia, quello che lei dice sul fatto che il collega sia stato radiato dall'albo per avere assolutamente un provvedimento pesante, non conosco nei dettagli la vicenda, la problematica, e sarei molto curioso di leggere le motivazioni per cui sia stato radiato, che non è soltanto perché ha negato la vaccinazione, perché una cosa è negare la vaccinazione per un principio o una convinzione personale, e una cosa è motivandola con dei dati clinici che
possono essere. Mi spiego, se il paziente è un paziente immunodepresso che ha un deficit del sistema immunitario, che è incapace di formare anticorpi, potrebbe non avere senso fare la vaccinazione perché gli anticorpi non li forma, quindi in quel caso potrebbe. Per cui bisognerebbe capire bene, perché sempre quando ci sono questi provvedimenti eclatanti bisogna andarseli a leggere per bene e capire che cosa è successo, perché se invece è stato semplicemente per una convinzione personale, allora là è discutibile, cioè il medico ha un ruolo e deve attenersi a quelle che sono una serie di indicazioni che in scienza e coscienza lui deve condividere come condizione. Assolutamente sì, noi ringraziamo la disponibilità e anche la chiarezza e la competenza con la quale il professore Frigeri stamattina ci ha chiarito ancora uno spaccato di questa questione che è ancora ricca di dubbi, ma noi continueremo il nostro giro di interviste e di incontri con altri suoi colleghi. Grazie professore. Grazie a voi.